E allora signori, buongiorno, nuovo video oggi qui su YouTube. Oggi siamo a fine novembre, metà fine novembre, quindi penso che sia uno degli ultimi giri che faccio prima del rimessaggio invernale e volevo ancora andarmi a fare un giro su in Alta Langhe, infatti sono già praticamente a Murazzano per andare a Montezemolo a fare un classico giro che si fa normalmente, quindi voglio andare a vedere un attimino lì che c'è ancora delle moto, qualcuno l'ho già vista, però niente, il giro è questo e ci parliamo poi in moto un attimino, tanto è un giro come sempre senza, diciamo, senza argomento preciso, ma giusto così per fare un giro come faccio sempre. La temperatura è fredda, ma la vediamo dopo, ve lo dico con precisione. Adesso comunque, prima di salire in moto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Se vi piacciono i video che faccio, lasciatemi un like e condividete il video se secondo voi può essere interessante. Dai, saliamo in sella, ci vediamo dopo. Bene, eccoci in sella. Dicevo, sono già praticamente al parco safari di Murazzano. Chiudo il casco, la temperatura è veramente croccante oggi, perché pensavo di trovare il sole, come dicevo, però la temperatura qua è tutto velato, tutto chiuso, e le temperature medie siamo sui 10 gradi oggi, quindi asfalto umidino, non troppo, che non ti dà troppa soddisfazione, neanche tantissima fiducia, però si va piano perché comunque fa freddo, gomme fredde, non ha senso fare il matto, la stagione dei piegoni è finita. E quindi dicevo, approfitto di questo weekend ancora di bel tempo, temperature comunque accettabili, fa freddo ma si va tranquillamente con un po' di attrezzatura, per andare fino a Montezemolo a vedere così chi c'è, se ci sono ancora un po' di moto in giro, qualcuno l'ho già incrociata, ma era per uscire un po' di casa, fare ancora un po' di chilometri prima del rimessaggio, che ahimè mi obbliga praticamente a tenere ferma la moto, ma comunque arriverà il freddo e magari neve eccetera, quindi è giusto anche fermarmi. Quindi qui siamo all'ingresso del parco safari, perché voi dovete sapere che a Murazzano c'è un parco safari, perché praticamente è uno di quegli zoo dove giri in macchina, hai gli animali praticamente vicini e tu giri e li vedi, ci sono dei leoni, c'è un po' di roba, non so come abbia fatto ancora a non scappare, però ok. In collina, in cresta, c'è sempre un po' di aria, la temperatura corretta che mi dice Ironhide è di 12 gradi, ho trovato anche 11 prima e 10 a volte, comunque diciamo che la media è quella. Già, qualche moto c'è, bene. Sulla vostra destra, non so se lo vedete in qualche modo, c'è Murazzano con la sua inconfondibile torre, patria della Rocchetta di Murazzano, che è un formaggio tipico della zona. Se trovate la toma di Murazzano, mi pare sia di capra, non vorrei dire una boiata, comunque la toma di Murazzano la trovate sicuramente, poi se sia capra o mucca questo non me lo ricordo adesso. Oh, un asfalto nuovo qui intanto. Qui ci stiamo avvicinando in una delle zone famose della strada, che è dove ci sono quelle che vengono chiamate le curve di Napoleone, per il semplice fatto che ci sono delle statue di Napoleone, perché in passato ci sono state delle battaglie tra le truppe di Napoleone e penso il Regno d'Italia probabilmente, adesso la storia di preciso non la so, però dopo ve lo faccio vedere. E c'è anche una panchina gigante qua, perché ormai spopolano le panchine giganti. In tutta la Langa e il Piemonte è scoppiata questa mania di panchine giganti panoramiche, quindi le hanno messe un po' dappertutto, c'è addirittura tipo un'applicazione con un'app
per andare a scovare, prendere tipo dei timbri e completarti il passaporto, c'è un giochino simpatico volendo, che ci sta. Comunque questa strada ti invoglia proprio, ma ad esagerare un po' purtroppo, bisogna mettere asinelli intanto, lì non sapevo ci fossero. Bisogna mettere la testa sul collo per diversi motivi che ho detto prima. Per gli altri che ci sono in strada, per i limiti, perché comunque è un posto pattugliato e battuto da forze dell'ordine per colpa di qualcuno, come mettono addirittura a volte nei bar o nei tabacchini, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, ed è anche così qua, quindi bisogna un attimino fare attenzione, però siamo nei limiti. E poi ripeto, le temperature sono quelle che sono, si avvicina l'inverno, è il rimessaggio purtroppo, il rimessaggio che, come vi ho detto anche negli altri video, ci farò il video e vi parlerò un attimino della clausola dell'assicurazione per far risparmiare qualche soldo, che non so se tutte le compagnie la applichino, però vediamo. Vedete che davanti a voi c'è la sagoma di Napoleone, con questo pezzo panoramico, area napoleonica, comune di Paroldo, dove appunto c'è tutta la storia di queste battaglie, c'è un itinerario da fare di trekking, dove ci sono appunto delle stazioni con cui vengono spiegate i punti salienti delle battaglie. Io non l'ho mai fatto perché non è una cosa che mi interessa molto, la storia di Napoleone, preferisco un altro tipo di storia, ma queste sono altre cose che non interessano a nessuno. Sembra di entrare un po' verso Silent Hill, mi sa che passiamo in mezzo a una nuvola fra un po'. Sale San Giovanni, con la nebbia agli erticolli. Sale San Giovanni è uno di quei paesi dove verso giugno-luglio è chiamata perché la chiamano quelli di qua, però non è che sia così famoso. Comunque la piccola Provenza, perché ci sono dei campi di lavanda abbastanza grossi che vi permettono di fare una bella esperienza e di trovare veramente un colpo d'occhio non indifferente. Sono un po' più in giù, magari prossima stagione ci possiamo fare un video. Altre moto, tutti GS naturalmente, è un Transalp anche. Questo è l'incrocio che vi porta a Sale San Giovanni verso i campi di lavanda che vi dicevo poc'anzi. Andiamo a distanza perché l'alabarda spaziale è lunga. Ho sempre il problema della sonda del serbatoio, quindi ho fatto il pieno prima di partire, mi sto regolando con il parziale numero 2 dei chilometri. Montezemolo, ecco il cartello, città del miele, perché qua c'è un buon miele, a chi piace. Poi c'è la curva del fotografo, in passato stata diatriba di mille battaglie tra residenti e il fotografo poverino che ci faceva le foto. Bei tempi. Adesso siamo arrivati nel paese di Montezemolo, stacco un attimo la GoPro, vado a vedere se riesco a prendermi un caffè o qualcosa di caldo, sperando di avere qualche euro nel portafoglio, perché ultimamente uso Satispay o carte, ma qui essendo un paesino un po' sperduto non so. E ci rivediamo più tardi. Mi fermo qua sotto questo bel cipresso qui, questo bel pino. A dopo! E allora, il caffè sono riuscito a prenderlo perché per pura combinazione ho incontrato Silvano, Luca e Mario su al bar a Montezemolo. Io non avevo un euro, ma la solidarietà fra motociclisti fa anche questo. Quindi siamo rimasti lì un po' al bar a prenderci un po' di caldo, un po' di caffè,
abbiamo fatto due parole sul più e sul meno, abbiamo visto anche la nuova GS1003 in prova, di cui abbiamo discusso un pochettino sul piace, non piace, eccetera eccetera, e poi ci siamo riportati ognuno verso la sua strada, abbiamo fatto un pezzo di strada assieme e adesso me ne sto tornando anch'io a casa. Non vi nascondo che ho acceso le manopole riscaldate perché sentivo freddo sulle mani, le ho messe al minimo però comunque le ho accese, e adesso gli altri tre hanno fatto un altro pezzo di strada, sono da un'altra parte, io invece ho deciso di farmi ancora un girettino allungando un pochettino il tour visto che c'è ancora luce e registrando ancora un po' e andando poi a chiudere il video da qualche parte che ci sia un po' di luce, non come l'ultimo video che ho fatto vedere dove ho chiuso il video ma non si vedeva assolutamente nulla. Là sullo sfondo, non so se riesco a farvele vedere dalla GoPro o dalla Insta, ci sono due mongolfiere, ci sono dei tour organizzati che vi fanno vedere le mongolfiere, cioè, diciamo che organizzano dei tour in mongolfiera. Diciamo che il freddo gioca i suoi brutti scherzi con i dispositivi elettronici, perché la Insta appoggiata lì davanti fa fatica a rimanere accesa benché sia carica a manetta e probabilmente prende troppa aria fredda e non riesce a stare accesa e a registrare. Adesso provo a fare un pezzo di strada un po' più piano perché sinceramente ho visto già un'anteprima dei video che ho fatto prima e come disposizione messa così mi piaceva perché mi inquadra bene la moto e è una cosa figa, mi piace come visuale. Lì c'era un bel punto panoramico che non sapevo, si potrebbe andare a vedere poi un'altra volta. E quindi dicevo niente, faccio ancora un girettino, allungo un pochettino visto che c'è ancora luce e me ne vado a casa, cercherò un posto per chiudere il video. Siamo più o meno nelle zone solite, adesso arrivo solo da un'altra parte, però comunque sì, è sempre langa questa, si arriva poi dalle parti di Serralunga eccetera eccetera se volete girare. E allora, questo è quello che intendevo per Foliage, cioè il video della volta scorsa che dove vi dicevo che cercavo questo Foliage famoso, alla fine è più questo, perché se lo vedete bene le viti adesso sono belle colorate, sono belle gialle ed è rosse, anche il colpo d'occhio che vi dà comunque le colline davanti, il paesaggio è diverso da quello dell'altra volta, non è più vero, come avevo detto tornando dopo un paio di settimane si colorava tutto di più, e effettivamente come potete vedere è tutto più colorato, tutto più giallo, e il colpo d'occhio è subito più bello, cioè molto più autunnale ed è molto più caratteristico e suggestivo. Adesso provo ad andare piano e tenerla d'occhio, perché qua avere una ripresa merita oggi, anche se la luce è un po' quella che è, però diciamo che è un bellissimo colpo d'occhio questa volta qua. Il freddo, dicevo, come nell'altro video è già arrivato, no, non esagerato, però le ha colorate un bel po'. Non so se vi rendete conto, ma è proprio un bellissimo colpo d'occhio. Ora le viti sono tutte gialle e pian piano diventeranno sempre più rosse. Bello. Bello bello. Bene signori, adesso invece mi vesto da pirata, perché fa freddo, quindi mi copro le orecchie con lo scaldacollo. Mi sono fermato nel solito posto dove faccio le recensioni delle varie cose, tra cui il dango che vi ho già linkato l'altra volta, la borsa serbatoio eccetera. Questo qua è il solito tavolino che c'è lì,
e là dietro c'è l'abitato di Serralunga. Quindi il giro di oggi finisce qua, sono andato ancora a Montezemolo per una volta, lassù faceva bello freddo, 10 gradi, piovigginava, strade brutte, e era meglio tornarsene a casa. Niente, video semplicissimo come i soliti che faccio normalmente, quindi va bene. Adesso smonto tutto, faccio ancora qualche ripresa con la Insta, anche se mi dà un po' di fastidio oggi, penso per il freddo. Adesso mi dà un errore strano, dovrò verificare. Comunque va bene. Bene, da questo foliage che vedete dietro è tutto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se i video vi piacciono, se vi piacciono i giri che propongo. Lasciatemi un like al video e ci vediamo in un altro video. Come sempre di giovedì alle 18:30. Saluti!